Il turno infrasettimanale del campionato di pallavolo femminile di Serie B1. La SEAP Dallicardillo Volley Aragona vince 3-1 a Santa Teresa Riva, al termine di un match spettacolare. Il servizio di Gaetano Ravanà. Un mercoledì da Leonesse per la SEAP Dallicardillo Aragona. La squadra di coach Massimo Dagioni vince in rimonta sull'insidioso campo del Volley Santa Teresa di Riva nella gara di recupero della seconda giornata di andata del campionato di B1 Girone 2. Le biancazzurre hanno sfoderato una superba prestazione in ogni fondamentale e al termine di un'autentica battaglia agonistica sono riuscite a imporsi per 3-7-1, portando a casa l'intera posta in palio. Questi parziali 25-21, 22-25, 21-25, 34-36. Con questi tre punti il sestetto del presidente Nino Di Giacomo sale in classifica, quota 12 punti e conquista la quarta vittoria in 6 match. Ancora una partita da incorniciare per l'opposto torinese Sara Stival, con 31 punti a referto. Ottima la regia di Valeria Caracuta, che ha mandato a segno tutte le compagne di squadra che sono scese in campo. Moneta 16 punti, Cappelli 15, Borrelli 9, Murri 9, Beltrame 4. Sporca il tabellino anche il libero Federica Vittorio, che grazie ad una delle tantissime ottime difese si regala la gioia di un punto dopo una prestazione ai limiti della perfezione. In campo anche Fabiola Ruffa, che con le sue battute ha messo spesso in difficoltà la ricezione avversaria. Per le padrone di casa le migliori in campo sono state Ferrarini 18 punti e Bertiglia 17. L'ex Aragona Melissa Donasi è fermata a 14 punti. Adesso sabato le due squadre si rivedranno dinanzi alle ore 18, ma stavolta al Pala Nicosia per la settima giornata. Lo spettacolo è assicurato. Ma in merito alla vittoria di ieri sera, seguiamo le interviste. Beh, avevamo detto nel prepartita, ci aspettiamo una battaglia. Abbiamo tenuto fede alla lettera proprio. Partita durissima, intensissima. Quest'anno così, così strano, così particolare, veramente credo che l'aspetto più importante sia proprio quello mentale, prima ancora che fisico e tecnico. Infatti si vedono su tutti i campi dei grandi alti e bassi, una partenza noi ancora purtroppo shock. E poi però di nuovo già nel primo set, che pure abbiamo perso, abbiamo ritrovato un pochino di ritmo, tanto è vero che poi ne abbiamo fatti tre di fila con una fatica enorme, non ce lo nascondiamo, ma penso che la cosa più saggia sia proprio accettare anche di non essere perfetti, naturalmente lavorare per migliorare, ma essere molto pragmatici e cercare di portare a casa il risultato con le unghie e con i denti, come abbiamo fatto oggi. Sì, è stata una partita molto molto impegnativa, si è visto il gruppo che siamo, che soprattutto nell'ultimo set, che era punto a punto, si è visto quanto ci compattiamo e siamo forte e unite, e mi ha fatto davvero tantissimo piacere vedere tutte quante in questo modo, perché ce lo meritiamo.